Sembra hanno plagiato titoli di più che musiche. Si vede che le mie musiche sono meno interessanti dei testi. Il poeta, Viva la libertà, involontariamente, sono certissimo, la Donna Cannone di De Gregori, che viene dopo la mia Donna Cannone, ma la mia Donna Cannone era veramente una Donna Cannone. Quando l'Elvira, la Donna Cannone del nano Baffone, si innamorò, è tutta una storia stranissima. Cadde sul nano e cadendo svenne. Svenì, dico nella canzone, e svenendo morì, e morendo nessuno la mosse di lì perché pesava, ci volevano 20 persone per muovere la Donna Cannone. Era una storia molto triste. Ecco, questa è una cosa che non ho mai capito. La SIAE questa cosa non dovrebbe poterla permettere. Non dovrebbero esserci 27 poeta, 27 ritornerai, 27 Donna Cannone.